Nell'ampio programma di rafforzamento da 2 miliardi di euro di GFG Alliance in Europa c'è anche spazio per i progetti su Piombino. In arrivo ci sono 100 milioni di euro per l'upgrade delle linee di zincatura e verniciatura dello stabilimento, che miglioreranno la competitività dell'azienda. Lo stato attuale e le prospettive del settore dei tubi senza saldatura ad una parte finale del 2019 caratterizzata da una sostanziale stasi, aveva fatto seguito un avvio di 2020 con segnali incoraggianti. Poi il coronavirus ha fermato tutto, ma tra gli operatori di mercato c'è chi non rinuncia all'ottimismo. La produzione italiana di acciaio a gennaio è tornata a crescere dopo la brusca frenata di dicembre, ma secondo Federacciai si è fermato sotto i 2 milioni di tonnellate ed è rimasta su livelli più bassi rispetto agli stessi mesi del 2019-2018. Buone le performance fatte registrare da Piani e Lunghi. I numeri del riciclo dei rottami di acciaio in Italia sono un fiore all'occhiello del consorzio Ricrea, sempre in prima linea nella battaglia che si combatte per far sì che il concetto di economia circolare diventi sempre più patrimonio comune nel settore, ma c'è anche spazio per iniziative benefiche. Benvenuti a questa nuova edizione del Siderweb TG che si apre con una bella notizia. Allo stabilimento Liberty Magona di Piombino sono in arrivo 100 milioni di euro da parte di GFG Alliance. Ci spiega tutto Giorgio Pasquinucci. 100 milioni per trasformare Liberty Magona di Piombino in un fornitore leader di prodotti in acciaio rivestito. Questo è quanto annunciato da Sanjeev Gupta, presidente esecutivo di GFG Alliance, nel quadro di un ampio programma di investimenti che prevede 1 miliardo per lo stabilimento di Galati in Romania e 750 milioni per quello di Ostrava nella Repubblica Ceca. L'obiettivo è aumentare la produzione da 3 a 4 milioni di tonnellate anno e ridurre, con installazioni di forni elettrici, del 60% le emissioni inquinanti. Per Magona gli interventi più ravvicinati riguardano la riattivazione della seconda linea verniciatura, che rientrerà in funzione entro il prossimo giugno, e la revisione dei reparti di zincatura, in particolare della linea 4 che si prevede di rimettere in marcia. Commentando l'annuncio, Gupta ha dichiarato: attraverso questo sostanziale pacchetto di investimenti stiamo preparando Liberty Magona a diventare un fornitore leader di prodotti in acciaio rivestito e iniziare il suo viaggio verso zero emissioni di carbonio, che intendiamo raggiungere entro il 2030. Il nostro obiettivo è fare importanti miglioramenti che estenderanno in modo significativo l'offerta dei nostri prodotti. La nostra strategia assicurerà a Liberty Magona maggiore competitività e sostenibilità a lungo termine, in modo che si possa reinvestire e continuare a richiedere e fornire un'occupazione locale di alta qualità per le generazioni a venire. Gli interventi sullo stabilimento di Piombino riguarderanno un arco temporale di 5-6 anni. Stiamo lavorando, sostiene l'amministratore delegato di Magona Giovanni Carpino, per mettere a punto diversi progetti che riguardano l'efficientamento energetico, la nuova linea di taglio e la combi line che permetterà di passare direttamente dal laminatoio alla verniciatura. Stiamo nel frattempo estendendo la nostra rete commerciale in Spagna e in Germania. In questi giorni riprenderà intanto a lavorare l'impianto di decapaggio, fermato 6 anni fa da ArcelorMittal, che ha richiesto un investimento di 5 milioni di euro. 4 sono stati investiti da Liberty per ripristinare la linea di verniciatura che rientrerà in funzione a giugno. Grazie agli investimenti annunciati da Liberty, Magona prevede di ripristinare la redditività a lungo termine, aumentando i volumi fino a 800.000 tonnellate all'anno, contro una previsione per quest'anno di 650.000 tonnellate, e incrementando il valore aggiunto potenziando le produzioni dei preverniciati. Giorgio Pasquinucci, Piombino. Quali prospettive per il settore dei tubi senza saldature? Davide Loranzini ne ha parlato con Luigi Cuzzolin, amministratore delegato di Pipex Italia. Una leggera ripresa dell'attività grazie al ristoccaggio, ma ancora tanta incertezza legata sia ad una fiacchezza della domanda reale combinata con il cigno nero coronavirus, a cui tutti i mercati guardano per provare a leggere le prospettive per i prossimi mesi del 2020. Questo l'analisi sull'inizio di anno dell'amministratore delegato di Pipex Luigi Cuzzolin. Il 2019 era finito con un trimestre abbastanza negativo. Crollo della domanda un po' su tutti i mercati, una grande politica di destoccaggio da parte dei grandi distributori, quindi insomma non è stato un gran finale. Nel 2020, soprattutto all'inizio del 2020, le aspettative nostre erano un po' più
positive, perché abbiamo pensato che comunque ci sarebbe stato un programma di ristoccaggio, perché ovviamente i distributori devono farlo, dovevano farlo. C'è stato in contemporanea un aumento delle materie prime abbastanza importante, per cui c'è stata un po' una componente psicologica positiva. Purtroppo questo si è scontrato da una parte con comunque una domanda reale ancora molto fiacca, perché i mercati non erano ancora ripartiti come dovevano, e poi abbiamo avuto questa novità del coronavirus, che adesso gli effetti veri li dobbiamo ancora capire, li vedremo, però sicuramente dal punto di vista psicologico il mondo intero ha avuto una grande frenata e c'è stato un rallentamento forte delle attività economiche in generale. Nonostante l'alto tasso di incertezza, come si sono mossi i prezzi nei primi mesi di quest'anno? C'è stato anche un tentativo un po' da parte di tutti di aumentare i prezzi, tentativo che è stato accolto con una certa insofferenza da parte del mercato, anche se c'erano i presupposti per poterlo fare. C'è comunque una certa attività, soprattutto abbiamo visto un certo fermento in tutto quello che riguarda i progetti per l'oil and gas e in tutte le parti del mondo dove sono stati finalmente firmati e fatti partire dei progetti importanti. Non so, penso per esempio alla Saipem in Mozambico, alla Saudi Aramco, che adesso ha fatto veramente dei grossi progetti, ci sono due grosse raffinerie che sono state progettate in India. Quindi c'è un certo movimento. Ci aspettavamo un po' più di tranquillità sui mercati relativi al Nord Africa, quindi parliamo soprattutto di Libia, Siria, dove si sperava che si sistemasse un po' la situazione per poter vendere di più. Non c'è stato, però l'Egitto per esempio sta facendo bene, purtroppo l'America si è frenata, però diciamo in linea di massima qualcosa in più si sta vedendo. Il coronavirus, di cui parlavamo prima, ha sì bloccato un po' l'attività economica, però potrebbe essere anche un'opportunità. Per noi stiamo assistendo a un'attività importante degli uffici acquisti che stanno cercando di rivedere quello che avevano programmato, perché tanto materiale che era stato acquistato in Cina, anche di prodotti speciali, acciai inossidabili, eccetera, leghe di nickel, adesso è difficilmente reperibile, non ci sono programmi seri di consegna, quindi c'è un po' di rimescolamento sul mercato e quindi qualche opportunità importante per gli europei potrebbe esserci. Come stanno andando i settori utilizzatori dei vostri prodotti di punta? L'automotive, purtroppo, non lo devo dire io, è in forte crisi. È andata in forte crisi anche il settore dei macchinari, Germania in testa, anche se l'Italia è sempre, diciamo, il mercato dopo la Germania più importante, però abbiamo visto anche lì, c'è anche tanto effetto psicologico. Le costruzioni, non devo dirlo io, in Europa sono completamente ferme, mentre invece c'è una certa attività all'estero. C'è una certa attività importante sul navale, adesso però sempre per effetto del coronavirus è andato in crisi il mondo delle crociere, perché comunque gioco forza è una delle cose che è stata colpita di più, non ci si muove, non c'è turismo, c'è stato un blocco generale un po' di tutto, quindi anche chi doveva fare investimenti per riqualificare, per costruire eccetera si è un attimo fermato, ma credo che sia un discorso che con la primavera intorno a aprile potrebbe riprendere a essere positivo. E la produzione italiana di acciaio è tornata a crescere dopo la brusca frenata di dicembre. Il servizio è di Gianni Veronesi. Se il 2019 dell'acciaio italiano aveva chiuso con un bilancio negativo rispetto all'anno precedente, la produzione di gennaio 2020, secondo i dati raccolti da Federacciai, non ha avuto la spinta auspicata. È vero che c'è stata una notevole ripresa rispetto a dicembre, di oltre il 32%, ma se il raffronto viene fatto con il primo mese dell'anno scorso, la flessione è del 4,9% e del 7,7% rispetto a gennaio 2018. L'output si è fermato sotto i 2 milioni di tonnellate, per l'esattezza a 1.874.000 tonnellate. Per trovare una cifra così bassa a gennaio bisogna risalire al 2016 e la produzione dell'inizio 2020 è stata inferiore a tutti i mesi dell'anno precedente, ad eccezione appunto di dicembre e di agosto, mese questo in cui l'attività delle acciaierie è rallentata. Tutto questo in attesa dei dati europei e mondiali diffusi mensilmente da World Steel Association.
con gli occhi puntati verso la Cina per vedere quanto l'effetto coronavirus abbia impattato sulla produzione e sull'export di acciaio del colosso asiatico. Ma tornando all'Italia, ci sono comunque numeri positivi che riguardano il dettaglio dei lunghi e dei piani. Per quanto riguarda i lunghi, la crescita rispetto al gennaio 2019 è stata dello 0,5% con 886.000 tonnellate. I piani sono aumentati invece del 2,8% con 873.000 tonnellate. Il consorzio Ricrea Sempre in prima linea per l'economia circolare, ma anche per la beneficenza. Il servizio è di Marco Torricelli. Non solo numeri da record per il riciclo di imballaggi in acciaio, ma dai numeri non si può prescindere, perché gli ultimi mesi a disposizione dal consorzio Ricrea riferiscono che nel 2018 il 78,6%, 386.895 tonnellate, del materiale immesso al consumo è stato conferito al riciclo. Un dato che rappresenta una netta crescita, più 5%, nel confronto con il 2017. Grazie all'acciaio recuperato dagli imballaggi nel 2018 nella nostra penisola si è ottenuto un risparmio diretto di 735.094 tonnellate di minerali di ferro e di 232.137 tonnellate di carbone, oltre che di 692.553 tonnellate di CO2. Ma per Ricrea c'è anche altro, come la collaborazione con la campagna itinerante del Treno Verde di Legambiente o quella con la Fondazione Veronesi. La settimana scorsa c'è stata la presentazione a Milano della terza edizione di Il Pomodoro Buono per Te, Buono per la Ricerca, per la raccolta di fondi a sostegno della ricerca scientifica contro i tumori pediatrici, e nel corso della quale abbiamo incontrato il presidente di Ricrea, Domenico Rinaldini. I numeri ci danno ragione. Noi in 20 anni di attività il sistema CONAI ha dimostrato che il sistema italiano funziona bene. Noi come Ricrea ci interessiamo del recupero degli imballaggi in acciaio. Oramai siamo ad un tasso di riciclo medio che è del 78%, che è quindi superiore agli obiettivi che la direttiva europea sull'economia circolare ci fissa per il 2025. E quindi direi che i risultati dimostrano la bontà di questo sistema. Tassi di riciclo molto alti, un sistema che funziona bene, il rapporto con l'ANCI, che è l'Associazione dei Comuni d'Italia, che in questi 20 anni si è rafforzato, direi che è un'eccellenza italiana. Quindi quando si parla di economia circolare, voi siete come sempre in prima linea? Direi di sì. L'acciaio ha una ottima caratteristica, un materiale permanente, cioè un materiale che si ricicla all'infinito senza perdere le caratteristiche qualitative. L'Associazione Europea dei Fabbricanti di Acciaio per l'Imballaggio sostiene che l'80% dell'acciaio che è stato prodotto da sempre è ancora in circolazione. Quindi questo dimostra la bontà del materiale e il fatto che questo è un materiale che sposa perfettamente i principi dell'economia circolare. Siamo al termine dell'edizione del Siderweb TG, grazie per averci seguito anche oggi, l'appuntamento è come sempre per lunedì prossimo, arrivederci a tutti.